bentornati su ManaTube. Io sono Spec, lui è Damian. Ciao! E in questa puntata vedrete un gameplay di Centurion Commander. Se non sapete di cosa sta parlando, qui, in questo link, trovate tutte le informazioni su Centurion Commander. Vedrete in questa partita scontrarsi queste due leggende. Speriamo possiate apprezzare e buona visione. Ciao a tutti e bentornati su ManaTube, Damian, l'innavigabile Spec. Bentornati, capitani. Il terrore di tutti i mari. A proposito dei capitani. Dargo. Dargo e Silas contro Bruce e Malcolm. Ci sono sempre dei pirati. Pirati capitani, perché poi sì. Anche Malcolm mi sa che ha la sua nave sicuramente, la perla nera probabilmente. Esatto, Dargo che gioca giustamente sugli artefatti, Chromatic Sphere. Campione di questo tipo di mazzi, l'altro dice sì va bene, io però prendo il mio triomone nazionale e sono già a posto coi colori, non avrò più problemi per il resto dei miei giorni. E poco da dire, nel senso, sono due mazzi un po' diversi. Sì, penso che Dargo voglia mettere giù Dargo il più velocemente possibile. Abbastanza. E invece un mazzo Jeskai con Bruce e Malcolm vuole fare il suo valore e poi voglio fare cose. Però un underground sì, di tutto rispetto sul campo di battaglia di Dargo. Sì. Bisogna sempre ricordarlo, forse di Dual Land. Geist! Sai che c'è? Vabbè, dai, Geist, si vola. Ma sai una cosa, ma alla fine funziona anche quel mazzo là. C'ho anche il rosso in più. Va bene, pum! Oh, qua il servo schematico, che penso che sia questo il suo mazzo, che ti fa un artefatto e un artefattino, e poi questo artefatto quando muore rifà un altro artefattino, quindi proprio Dargo decisamente si diverte. Vabbè, senti, io Wasteland? Non c'ho tanto da dire, gioco Wasteland e gioco i gemelli però che si possono giocare. I gemelli che si possono giocare, che danno +2/+0 travolgere First Strike a Geist. Ma che, First Strike e travolgere insieme è una roba a Geist. Chi l'ha mai visto Geist con First Strike e travolgere? Lotus Petal, che è un Black Lotus sacrifico. Che è un Black fatto. Lotus gioco Dargo. Ok, Dargo Town. Non sono 3-5, non mancano due mana. No, perché l'artefattino è tornato. 1-2-3. Sono 6. Ah, ok, va bene. Manca un mana, dici, di rosso? No, l'hai fatto col petalo. Vabbè, non importa. Eliminate. No, forse Will. È brutta adesso, nel senso che quando il giocatore di Jeskai alla Force è davvero dura, perché sì, va bene, ti faccio due danni, First Strike, ci vediamo all'inferno. Prendere un pestone, cioè dare una pestata d'Argo, penso sia una cosa da vedere strana. Già. Questo è il turno, solitamente, che i mazzi Jeskai girano la partita, perché l'avversario deve fare cose, io faccio Force of Will, tu non eri messo male, esatto. Adesso io c'ho il board che ti spinge con una manetta proprio, e qua si cerca di fare una qualche risposta. Brainstorm. Però avanti popolo, un po' così sì, nel senso che Geist è davvero un clock adesso. Cioè, lo è sempre stato un gran clock, per intendersi, è una carta che in pochi turni ti uccide. Giusto. Edo Spellbomb va bene. Tot Size, chi se ne frega. La giocatore di Jeskai dice vabbè, ok, mi rimane solo il mio creatore di pedini, che tra parentesi comunque spinge anche lui rapido. Vabbè, vedi te, io intanto ti meno. Sì, ci vediamo. Il problema di Dargo è stato solo che alla fine gli mancava quel qualcosa per riuscire a gestire il board. Sì. E a quel punto è stato davvero difficile. La Force ha sballato completamente i conti. Quella partita lì. Ninnolo, Serum Vision, ognuno si dice io mi preparo a fare le mie cose qualche turno dopo. Esatto. Serum Vision che giocate a turno 1 è molto più forte che giocate in altri turni, solitamente, che ti mette proprio a posto bene. Tutto quello che deve succedere nei prossimi Schinieri, turni. Ma forse ti dico anche che gli Schinieri anche no che rifugano. Pit in Needle. Secondo me lui ha visto la partita della volta scorsa di Achilles Silas contro Malcolm e Giusto, Davis, ha visto detto, che gli Schinieri no, fanno. No. Pit in Needle subito. Anche no. Strige. Esplosivi, wow, okay, esplosivi. Esplosivi è una carta. Sì. Anche tutto illuminato, Judge Promo è una carta. Però esplosivi giocati così è proprio bello.
Cioè, dici, ok, sai che c'è. Sai, gioco Parallax Wave, così magari che Dargo per un paio di turni riesco un attimo se a... Se ne va. Malcolm. Ok, devo giocare qualcosa. Speriamo di sviluppare bene in questo turno. Urza Saga. Urza Saga... Cioè, in un board del genere Urza Saga ti fa dei 5-5. Dei 6-6. Sì. Così. È cioè, forte. È un po' forte, è un po' forte. Il problema è che bisogna... Ninnolo. Bisogna fare qualcosa, perché ripeto, ok, va bene tutto, ma... Tolgo Pitting, oh oh. È un segnale? Oh oh. Forse è un segnale. Nella Strige nomino... Boh. Ok. Cosa nomina? Shinka? Non lo so cosa nomina, potrebbe nominare Shinka, oppure Tesoro. Oppure Tesoro. Oppure, no, oppure Tesoro di mana. Oppure, quindi, e poi non puoi nominarlo Tesoro perché è una token. Le token non le puoi nominare perché le carte token non esistono fino a che non sono sul campo di battaglia. È una cosa andate a vedere Pit Needle perché è molto importante. Non funziona altrimenti. Fantastico. Manatub Educational. Sì. Niente, facciamo un costrutto. Lui gioca Geist e niente, si va alla ribalta. Icor, terra, sei Brainstone, ti piego per 6, dura, sono sberle, 3 mane basta, sei un po' bloccato coi mane, infatti sì. Ha detto sai che c'è, ok, va bene, sì. Potrebbe essere anche Parallax quel pitting, potrebbe essere molto Parallax, adesso che ci penso, sapendo anche che la ce l'hai in mano, l'hai cercato, via. Vabbè, fammi vedere un po' cosa c'hai. Puttanazze. Forse era meglio non vedere. Prossima volta la testa sotto la sabbia, capito? Meglio non sapere. Non sapere. Così è davvero un bob. Madonna, che partenza. Dai, che cosa non la usa subito il Mox Amber? Non la usa subito. No, Mox Amber, dai, deve aver leggenda. Vabbè, perché per sacrificarlo per Dargo a turno 1 non ci si riesce. Beh, qua è Dargo turno 1, potrebbe essere, ovvio che c'è un rischio. È un rischio grosso, quindi cioè, dici, capisco che... la partita turno 1. Però, la verità, forse se fosse stato lui a iniziare, forse l'avrei fatto. Non so se lui, non credo lo faccia, onestamente, però... No, non lo fa. Non lo fa. Se avessi iniziato io turno 1 e ti dico, ok, 7-5 turno 1, vai. Ce l'hai il Force of Will oppure no? Oppure la removal a 1. Il vero problema è che Jeskai di removal a costo bassissimo ne ha tantissime. Come ne ha tante? Con anche il bianco. Cioè, Jeskai completo. PTE lo gioca secondo te? PTE non credo lo giochi, però onestamente... Brainstorm, giusto? Aiuto, ragazzi. Cioè, Brainstorm è... di Dio. Non so, però... Non, basta un rimbalzino, cioè il blu rosso bianco al rimbalzino, la removal, tante cose, quindi... Sì, assolutamente, no, capisco i dubbi. Stavo pensando solo a... al rosso, sì. 3 danni ad Argo, no, nope. Urza Saga, mamma mia ragazzi, che spinta sto giro. Brainstorm. Ah sì, Brainstorm per fare dopo la fetch, così magari trovo le carte che voglio invece di quello che trovo. Guarda che bel dado, tonk. Bel dado. Si vede. Lui l'ha fatto perché sapeva che avremmo fatto il video e ha detto aspetta che metto un dado che si vede. Quindi nei commenti ringraziate chi mette i dadi grossi. Quelle sono le persone che ti fanno davvero capire come funzionano le partite. Sfetch per il mio trioma. E... Ok. E niente, speriamo di sopravvivere, che dire, cioè... Altra terra. Non serve tantissimo, però qualcosa prima o poi bisogna farlo, perché i costrutti di Saga... qua fa il Forager. Che ne ha di roba, Di roba ne ha, assolutamente. Prende un bel po' di cantrip. Tantissimi cantrip, fantastico. Qua ha davvero senso giocare Dargo, o posso semplicemente dire, sai che c'è, io gioco sui miei costrutti e poi vediamo se tu riesci a,
Vabbè, intanto il forager qualcosa intanto il forager fa, intanto io ti guardo la mano. Intanto Colagan c'era già, e un bel po' di terre, questo fa dire, oh, bene, bene, bene. Va un po' meglio. Anche perché avere delle... Anche lui ha saga. Parallax Wave contro le token. Parallax Wave. Beh, però sì. Vabbè, giusto. Infatti lo fama, dice, ok, vabbè, ciao, esatto. Via subito. Va bene, ciao, via subito. Ciao, via subito. Hanno semplicemente fatto le cose col giusto ordine. Sì. Hanno detto, vabbè, facciamole con calma. E adesso mi ci gioco. E adesso prendo il Lidl, perché ha detto, va bene, ok. Ok, grazie per avermi tolto i miei 2-7-7, grazie, molto contento. Adesso che basta. Beh, che dire, la situazione è abbastanza in bilico. Nel senso che non è così immediata. Dargo ovviamente perde della spinta perché è un mazzo molto esplosivo. Non è così facile. Però, intanto io gioco il 7-5, poi dopo tocca a te. Vediamo se questo Forager davvero farà tutta la differenza del mondo come ci si aspetta che sia. Perché se non c'è removal nel tempo, ha già pescato ti uno. Faccio una cosa. Faccio un'altra cosa. Mi prendo brainstorm e dopo insomma si fanno delle cose, anche perché fai brainstorm ma dopo cerchi nel mazzo con saga, quindi fai di nuovo Ancestral Recall. No, quel Forager sta ha esiliato le carte giuste e ci sta, immagino ci danni, sia qualcos'altro, ok, faccio due danni e qua diventa davvero dura. Nel senso che il giocatore oltretutto... Infatti inizia a fare così con le carte. Esatto. Quando cominci a vedere... cioè, leggerissima, leggera tensione. Ma cosa vuol dire quello? Vuol dire che se non c'è la risposta non è... Mi serve un pezzo? Non è così tranquilla la situazione. Da quando è che... L'ha tolto per il coso. Ok. Per il tempo. Cioè per il fail. Anche io vado a prendere Pitting Needle, perché anche io non voglio che mi scombi in faccia. Esatto, e sicuramente è su quello. E intanto prendo un altro call. Ha fatto il 3x3. Ha fatto il Forager in questa situazione. Lui prova a fare giustamente Colgans. L'altro c'ha il counter. Adesso io non so quanta benzina gli sia rimasta da ma... Aveva solo delle terre. Infatti, gioca Silas per cercare di rigiocare cose del cimitero. Non penso che Silas sia il capobranco. Non penso. Però farà il suo comunque. Dovrebbe. Però intanto l'avversario si è davvero sempre messo a posto la pescata al 100%. Ha sempre pescato due. Due brainstorm. Poi pescato due con un brainstorm e una sfecciata, diciamo. È una ricerca nel ma. Cioè, ha guardato quello che voleva. Fatti bene e Umezawa Jit potrebbe davvero chiudere la partita. Ma lui dice no, perché io ho i miei removal e quindi non c'ho gioco fatta. Da giocatore... Con Jeskai gioca anche così, non c'è bisogno di giocare sempre tutte le cose in quel turno lì. Andiamo con calma, dove continuo a tenerti sotto scacco. È proprio un mazzo di questo tipo, Jeskai. E qua, mi rigioco un artefattino. Siamo poi 11-13, però il problema è che uno dei due ha un signore in zona di comando che si chiama Bruce. Con un volante. Ci sono tutte qualcosa. Cioè, nel senso, lui fa 3 danni, poi ne fa 7 potenzialmente a 1, avversario. Cioè, non scordiamoci, non scordatevi. Tra l'altro, Tails End su coso. Non scordatevi che c'è Bruce in zona di comando, perché sennò vi fate male. Ok, succede? No, non succede. Lui non ha fretta, evidentemente è messo così. Preferisce tenersi molto messo bene in mano, dice non rischio neanche. Cioè, ti tolgo il pezzo. Tranquillo, io vado avanti, tanto cioè, muori lo stesso se non fai niente. Sì, c'ho ancora il Pitting Needle che mi protegge. Nel senso, è riuscito a fare tanto valore il giocatore di Jeskai. Sì, benedetta balena. Pesco due, per favore. Chissà, magari pescando due si riesce a fare qualcosa. Però a me sembra che il giocatore di Jeskai, messo così con tutto quel mana libero, fa quello che vuole. È davvero difficile che riesca a passare qualcosa. Boh, cioè,
La vedo davvero molto molto dura e lo capisco perché. Addirittura. Anche no, okay. Anche no. Okay. Va bene, dai, te lo faccio vedere e niente, boh, che si dice, cioè, ok, tengo due mani liberi e ti do il dubbio che io riesca a fare ancora qualcosa, ma... Penso sia difficile, anche perché se facessi anche qualcosa su Bruce, vabbè, è una questione poi del turno dopo, sì, eh. Sì, sì, tre qua... danni più altri, esatto. Sette. Doppio attacco più gitte. Te lo tappo. Ok. Ah, c'è qualcosa. Ah, c'è vero, ci provava. Io faccio una force e va bene così. Una delle tante. E va bene così. Ah, sì, sì, assolutamente. Più, più. Avete... Sì, beh, qua... Ok, vabbè. Scusa. Credevo fosse finita... No, ma è, sì, è un sì, attacco sì, con un double così. Strike, via. Avete visto due battaglie tra due mazzi di partner. Dargo e Silas, che è un bel mazzo, contro Bruce e Malcolm, che è un altro mazzo molto, 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 molto forte. Ringraziamo i ragazzi di Verona che hanno fatto questo video, che ci hanno permesso di pubblicarlo, perché è bello pubblicare anche altre partite di altri ragazzi che giocano. Li trovate anche su Centurion Video Collection su Facebook nel gruppo. Detto questo, un'iscrizione, un commento, mi piace, ci può supportare al massimo a noi, e anche il Malatobot Club è un ottimo modo per supportarci, perché ci permette di investire più risorse in quei video che vi piacciono di più, quindi dateci dentro. Ci vediamo al prossimo video Centurion Commander. Io sono Damian, questo è Spec, questo è Malato, alla prossima.